Duele onorevole Tripodi, prego. Onorevole Tripodi, prego. Grazie Presidente. E durante le varie illustrazioni degli ordini del giorno, ma anche durante la discussione avvenuta, no, per l'approvazione del decreto legge Ristori, questo Parlamento è intervenuto più volte sottolineando la necessità di prevedere adeguati ed immediati ristori per tutte quelle categorie che lavorano in tutti quei territori che vivono di turismo invernale vacanziero. In questo periodo, tutte queste realtà, che sono molte e sono diverse, perché stiamo parlando, dei maestri di sci, stiamo parlando del settore alberghiero, dei rifugi, dei bar, dei ristoranti, delle guide alpine, degli stagionali, degli impianti di risalita di sci e di altre ancora, tutte queste attività sono state maggiormente colpite dall'emergenza sanitaria e ad ora è ancora incerta l'avvio della stagione sciistica nei territori alpini e nelle zone degli Appennini. Questo sta causando un enorme danno economico a queste attività e a tutte le microaziende, che sono tantissime, che vivono di montagna e che sono il fulcro, sono il cuore pulsante di questi territori, che necessitano di sostegno e di attenzione. Ne ha parlato prima anche la collega Fregolent, ma ne ha parlato anche la collega Porchietto, e anche lo stesso governo, durante l'esame appunto del decreto Ristori, accolse positivamente diversi ordini del giorno che chiedevano di andare verso questa direzione, tra cui anche un mio ordine del giorno, un ordine del giorno a mia prima firma. Con questo invece, che ho presentato, ed è il numero 342, aggiungo un passo ulteriore, e cioè quello di prevedere adeguate risorse finanziarie a valere sul Recovery Fund, prevedendo quindi misure e interventi a favore delle politiche di coesione sociale e territoriale di tutte le aree di montagna. Chiedo al governo di tener conto delle realtà di montagna anche e soprattutto all'interno della pianificazione che darà attuazione al programma di Next Generation EU. La ripresa e la resilienza del Paese è imprescindibile da questi territori, che rappresentano un valore altissimo in termini di paesaggio, di cultura e di turismo per tutto il Paese. Grazie.